vi sono anche degli aspetti positivi nella creazione di moneta da parte della Banca Centrale Europea. Ad esempio, vi è il caso in cui, tornando ai 100 beni prodotti l'anno scorso a fronte dei 100 euro presenti come massa monetaria, quest'anno abbiamo sì stampato altri 100 euro, quindi la massa monetaria è diventata 200 euro, ma abbiamo in realtà prodotto anche 100 beni uguali in più. C'è stata un'importante scoperta scientifica, abbiamo lavorato di più, si è prodotto meglio, abbiamo raddoppiato anche i beni presenti nel mercato. Quindi non abbiamo soltanto 200 euro, ma abbiamo anche 200 beni. Ecco che in questo caso la creazione di nuova moneta per 100 euro lascia i prezzi sostanzialmente identici. 200 beni, 200 euro, ogni bene vale un euro. In questo caso sì, effettivamente l'aumento della massa monetaria ha una corrispondenza dell'aumento dei beni prodotti, quindi non vi è nessuna differenza di prezzo tra l'anno e l'anno successivo. Vi è una situazione di equilibrio. Un'altra situazione nella quale l'aumento della massa monetaria a parità di beni determina un vantaggio anziché uno svantaggio è la situazione soggettiva dei debitori. Chi deve ricevere i soldi riceverà dei soldi che valgono meno, ma chi deve pagare il debito l'anno dopo pagherà con dei soldi che anch'essi valgono meno. Quindi i debitori, nel caso dell'aumento della massa monetaria a parità di beni, se ne avvantaggiano. Stampare nuova moneta è un vantaggio per i debitori. Diciamo l'ultima cosa prima di andare a sentire cosa dice il professore. L'aumento della massa monetaria, la stampa di nuova moneta, determinando una diminuzione del potere d'acquisto della moneta esistente, fa sì che le persone che hanno moneta, in presenza di questo timore della diminuzione del valore della loro moneta, oppure, come è successo tante volte nella storia, di un reale venir meno del potere d'acquisto in termini di tempo è sostanzialmente molto importante. Ci sono stati dei casi in cui la stampa di nuova moneta da parte degli stati ha creato veramente un grave problema per i cittadini che avevano denaro. Bene, in tutti questi casi i cittadini cosa fanno? Spendono più in fretta, non aspettano di subire l'imposizione sulla loro moneta, ma la spendono, comprano beni. E siccome i nostri sistemi economici fondano la loro ricchezza anche sulla velocità di circolazione, beni, moneta, servizi, moneta, compro, vendo, scambio, più i beni circolano rapidamente, più i sistemi economici sono prosperi ed efficienti, è chiaro che la presenza del timore, della paura di vedere il valore della propria moneta diminuire rapidamente, non per effetto di qualcosa che tu controlli, ma semplicemente perché lo Stato ti stampa nuova moneta e quindi la tua vale meno, fa sì che le persone spendano in fretta, comprano, vendono molto più rapidamente. I sistemi economici in qualche maniera si galvanizzano, si eccitano, entrano in fibrillazione. È chiaro che è un gioco che, se diventa troppo rapido, è un gioco negativo, a somma negativa, perché alla fine si arriva alla distruzione. Ma se, diciamo così, la stampa di nuova moneta, la creazione di questa ricchezza da un'altra parte, prelevandola dalla tua, ti fa paura, ti stimola in maniera giusta, le persone non tengono i soldi fermi in banca, ma le spendono, li investono, cercano di avere idee, cercano di ingegnarsi per sopravvivere, per sottrarsi a questa imposizione che abbiamo visto premia chi sta dalla parte dei beni, non chi sta dalla parte del denaro. Torniamo dunque alla serie televisiva e sentiamo ora cosa dice il professore per cercare di giustificare l'attività di stampa di carta moneta da parte di quello che lui definisce il suo gruppo di disgraziati. Sentiamo le parole del professore, sentiamo come lui cerca di spiegare, di giustificarsi.
è stata l'unica. L'unica vera falla di un piano perfetto, di un piano che era perfetto e che ora non lo è più. Perché anche se andasse tutto bene, anche se andasse tutto bene, io rimarrei fregato. Perché non potrei più vederti. Credi che avessi previsto di innamorarmi dell'ispettore incaricato del caso? Non ti voglio ascoltare. Non mi vuoi ascoltare. Perché non mi vuoi ascoltare, Raquel? Perché sono uno dei cattivi. Ti hanno insegnato a distinguere il bene dal male. Ma se quello che stiamo facendo noi lo fanno altri, ti sembra che sia giusto? Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha creato da nulla 171.000 milioni di euro, dal nulla. Proprio come stiamo facendo noi. Però alla grande. 185.000 nel 2012. 145.000 milioni di euro nel 2013. Sai dove sono finiti tutti quei soldi? Alle banche. Direttamente dalla zecca ai più ricchi. Qualcuno ha detto che la Banca Centrale Europea è una ladra? Iniezione di liquidità l'hanno chiamata. E l'hanno tirata fuori dal nulla, Raquel. Dal nulla. Cos'è questo? Non è niente, Raquel, è carta. È carta, lo vedi? È carta. Io sto facendo un'iniezione di liquidità. Ma non alla banca. La sto facendo qui, nell'economia reale di questo gruppo di disgraziati, perché è quello che siamo, Raquel. Per scappare da tutto questo. Come avete sentito, il professore dunque cerca di spiegarsi, di giustificarsi, prima di tutto col classico sistema. Dice, ma se lo fanno tutti, perché non lo posso fare anch'io? Beh, questo tipo di giustificazione, come voi ben potete sapere, come ben sapete, non riguarda quello che succede quando noi commettiamo un reato, cioè quando una cosa è vietata, se anche gli altri rubano, non è che io posso rubare. Questo è intanto una cosa che lui dice molto sciocca, diciamo così, è una giustificazione molto debole. Ma poi lui sostiene invece che la Banca Centrale Europea tra il 2011 e il 2013 avrebbe regalato alle banche circa 500 miliardi di euro ai più ricchi. Beh, qui veramente sbaglia. Perché? Perché la Banca Centrale Europea, come si è detto anche prima, non regala soldi alle banche, li dà in prestito. La Banca Centrale Europea avrà fatto magari dei tassi di interesse sui debiti particolari, scontati, dove ci ha rimesso alle banche, ma non ha regalato 500 miliardi di euro alle banche. Vi dirò di più. In quegli anni la Banca Centrale Europea in realtà ha prestato alle banche 1.000 miliardi di euro, di più dei 500 miliardi di cui parla il professore, ma li ha dati in prestito. L'iniezione di liquidità cosiddetta non è stata fatta, come fa il professore, come soldi direttamente messi nelle tasche del suo gruppo di criminali, nel suo gruppo di disgraziati, come li chiama lui, ma viene fatta come prestito alle banche che prima o poi, seppur col tempo, seppur chissà quando, ma comunque formalmente li devono restituire, non sono soldi loro. Ecco la differenza tra quello che dice il professore, che ci fa capire come se fosse stato fatto un regalo alle banche, quindi anche noi abbiamo diritto a avere 984 milioni di euro regalati. No, la faccenda è un'altra, il professore si sbaglia. In conclusione cosa possiamo dire? Il professore si è sbagliato, e va bene, ma la serie ha avuto un grande successo in tutto il mondo, e anche a me è piaciuta. Sicuramente il professore ci racconta delle storie, ci racconta delle favole. Così noi dobbiamo cercare di distinguere la favola dalla realtà.
Una cosa è cantare Bella Ciao in Italia ai tempi della Resistenza, altra cosa è imbracciare le armi nella serie. Una cosa è stampare denaro da parte della Banca Centrale Europea, altra cosa è farlo da parte di un gruppo di, fra virgolette, criminali privati che se li mettono in tasca. Ecco, teniamoci chiaro tutto questo, vi ringrazio dell'attenzione e spero di vedervi ancora. Grazie, arrivederci. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Ha sido la única fisura real de un plan perfecto, un plan que era perfecto.